Clamoroso, clamoroso, quello che è successo stasera, autentico protagonista anche il VAR, clamoroso, è appena terminato il posticipo della 25esima giornata, finito con pirotecnico Fiorentina-Inter 3-3 che scatenerà tantissime, tantissime polemiche, ma è stato autentico protagonista anche il VAR in questa partita con questo pareggio 3-3 tra Fiorentina Inter. L'Inter si mette male temporaneamente perché ha 47 punti, il Napoli allunga sull'Inter di 9 punti e in questo momento l'Inter ha solo 2 punti in più del Milan e solo 3 punti in più della Roma. In virtù di questo pareggio è stata una partita 3-3 dove è assolutamente, clamorosamente successo di tutto, pazzesco, partita infinita. Inizia subito al primo minuto, azione bella della Fiorentina e De Vrij per anticipare Simeone si fa autogol, il vantaggio della Fiorentina per 1-0. Poi dopo 6 minuti su asse di Nainggolan colpisce di prima intenzione, Vecino non esulta il gol dell'ex. Al 43esimo su un bel assist di Politano, bellissimo gol, sinceramente sportivamente parlando, bellissimo gol a giro, raso terra, bellissimo di Politano e nel primo tempo l'Inter si porta in vantaggio 2-1. Poi nel secondo tempo succede di tutto sul 2-1 per l'Inter al 52esimo, dopo che era passata un'azione un minuto prima. Vi dico subito, calcio di rigore per l'Inter, va al VAR, sulla punizione di Brozovic, tocco di mano di Gerson, abisso, dopo aver visionato le immagini, indica 11 metri, rigore per l'Inter, dopo che era passato circa un minuto e mezzo per un fallo di mano di Gerson, va da dischetto Perisic e sigla l'1-3 e la partita sembra finita. Non si arrende la Fiorentina e arriva un gol della Fiorentina, è stato annullato un gol alla Fiorentina del possibile 2-3, annullato il gol a Biraghi, palla per Muriel che tocca per il suo terzino, conclusione potentissima deviata da De Vrij che andarono un po' respinto, ma in precedenza fallo dell'ex Siviglia su D'Ambrosio, abisso dopo il VAR annulla la rete e dopo questo annullamento del gol, quanto sembra tutto finito, c'è una punizione meritatissima per la Fiorentina, 74esimo, autentico gioiello balistico su punizione, bellissimo gol di Muriel, punizione da 30 metri del colombiano che termina sui 7 dove andare, cioè non può arrivare, determinante l'ingresso di Muriel, 58, fa uno straordinario gol del 2-3, la Fiorentina non si arrende e all'oltre 96esimo arriva un calcio di rigore molto discusso per la Fiorentina, si attende tanto per decidere se questo rigore deve essere dato per un presunto fallo di mano di un giocatore dell'Inter che non si capisce se prima prende con la petta col braccio. Dopo un lungo consulto al VAR interminabile infinito, l'arbitro consultato con l'immagine va al VAR, assegna calcio di rigore freddissimo, Veru tu, che spiazza, bellissimo calcio di rigore che spiazza Lanovic e finisce clamorosamente a 3-3. Grande mea culpa deve fare l'Inter comunque che sull'1-3, anche aiutato dal VAR, un minuto e mezzo dopo viene assegnato questo calcio di rigore che comunque sportivamente c'era. L'Inter comunque in generale deve fare un mea culpa perché è riuscito dall'1-3 a farsi rimontare fino al 3-3 e se non fosse stato che sono andati al VAR per annullare il gol del 2-3 molto prima su Biraghi, chissà come sarebbe finita questa partita. Grande prova di cuore e carattere della Fiorentina che non si arrende fino all'ultimo, neanche sull'1-3, rigore dato appunto al VAR come vi ho spiegato dopo un minuto e mezzo per un fallo di mano di Gerson. Con questa classifica, ripeto, l'Inter si ferma, va da 46 a 47 punti, ha solo 2 punti in più del Milan quarto e da solo 3 punti in più della Roma quinta. Vi auguro una buonanotte da questo grande, grandissimo Capitan Napoli. Dopo questa scoppiettante partita, tutto sto casino, sto VAR, verrà fuori una polemica, ne parleranno per moltissimi giorni. Chi non si è ancora iscritto al mio canale, iscrivetevi al mio canale, sempre comunque, forza Napoli.
clamoroso, Fiorentina-Inter finisce 3-3, ciao io.